Ciao a tutti amici e bentornati in un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qua riuniti per fare un nuovo come studiare una canzone. Questa volta vediamo gli ostacoli del cuore di Elisa. Perché? Perché ho provato a cantare questa canzone ultimamente e mi sono resa conto che è molto utile per studiare i passaggi misto, testa, proprio il FIP e poi il sostegno delle note lunghe. Amici, il 98% delle persone che guardano i miei video non sono iscritte al mio canale. So che per voi non cambia niente, ma per me è fondamentale. Quindi iscrivetevi al canale, grazie del sostegno e noi continuiamo col video. Scusate, quella che sentite in sottofondo è la ventola del computer. Andiamo a vederla. C'è un principio di magia fra gli ostacoli del cuore, fra una sera che non muore e una notte da scartare. Ok, già qua ci sono mille miliardi di passaggi e lei fa proprio il flip. Ta, falsetto. Tararara, misto. Tararara, testa. Fa molto questa cosa. Ta ta, fa il gradino. Ta ta ra, nel tenere coccolati, coccolati. Fa il gradino così. E a parlare, e a parlare ero io. Mille passaggi. E qua entriamo nel sostegno. Quante cose che non sai di me. Quante cose che non puoi sapere, quante cose da portare nel viaggio insieme. Ok, quindi qua secondo me può essere utile la tecnica dell'immaginarsi dei cartelloni grandi scritti davanti a noi, ok? Quante cose che non sai di me. Cioè, mi immagino un cartellone grande che io scorro con gli occhi per tutta la durata del respiro, proprio per imparare a dosare il respiro. Un'altra cosa che farei, gestire una crescita di dinamica. Si sentono gli uccellini in sottofondo. Gestire una crescita di dinamica per dare appunto un'interpretazione. Quante cose che non sai di me. Quante cose che non puoi sapere. Mare, mentre lascio naufragare un ridicolo pensiero. Consiglio su come aprire questa O. Pensiero. Come se fosse una A. Quante cose che non... Questo... ce l'ho a un certo volume e poi faccio il crescendo in sai di me, ma soprattutto insieme. Cerco di farlo bello dritto, che va dritto alle note. Quante cose devi meritare, quante cose da buttare nel viaggio insieme. Questo può essere insieme, oppure insieme, eme. Cioè c'è un gradino. Vabbè, comunque da qua in poi in realtà è tutta uguale. E niente, volevo fare questo piccolo excursus di questa canzone perché secondo me è un ottimo esercizio, sia per il sostegno sia per i passaggi, i flip, insomma, alla voce di testa. E niente amici, spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile. Scrivetemi nei commenti se avete già notato queste particolarità di questa canzone. Vi ricordo che trovate una versione approfondita di questo video nel mio Patreon, in cui appunto potete trovare un sacco di video analisi da cui imparare un sacco di cose sul canto e soprattutto la mia libreria di esercizi di canto con cui vi potete allenare autonomamente ogni giorno. Giù in descrizione trovate anche i link per prendere lezioni di canto insieme a me. Faccio lezioni online in tutta Italia. Date uno sguardo perché i prezzi sono super piccolini. Grazie per aver guardato questo video fino a qua e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!